tornata in un nuovo video e oggi registro un video spacchettamento perché ho un po' di cose da farvi vedere. Alcuni pacchi li ho già aperti perché ero curiosa o perché mi sono stati mandati e li ho ricevuti insomma qualche settimana fa e alcuni prodotti li sto già utilizzando. Altri invece mi sono arrivati proprio in questi giorni, uno addirittura questa mattina, e quindi ho detto dai, registro un video spacchettamento perché tante volte quando registro questo genere di video in realtà i miei pacchi sono già tutti aperti, quindi mi sembrava carino avere almeno qualche pacco da aprire al momento insieme a voi. Partiamo subito e parto da Puro Bio. Puro Bio, ad esempio, è uno di quei pacchi che ho già aperto perché l'ho ricevuto circa 3 settimane fa, però ancora non ve l'avevo mostrato in nessun video, quindi ci tenevo a farlo. Questa è la scatola molto bella rosa con queste foglie. Ho un sacco di prodotti di Puro Bio, mi piacciono tantissimo, sono tutti prodotti, appunto, come dice il marchio stesso, bio, realizzati con ingredienti naturali. Non vedete il pacco fatto benissimo proprio perché l'avevo già spacchettato, l'avevo già aperto, però all'interno c'era questa carta velina blu e poi tutti i prodotti che sono già andata a spacchettare e ad assemblare. Ad esempio, adesso che ci faccio caso, mi sono accorta che ho dimenticato gli ombretti, quindi li recupero. Palette recuperata. Questa è sempre di Puro Bio, è una palette magnetica e sono andata a mettere all'interno tutti, non voglio cercarvi, tutti i prodotti nuovi, oltre all'illuminante e al blush che invece avevo ricevuto ancora parecchi mesi fa. Questi sono i 4 nuovi ombretti, c'è un verde bottiglia, sono tutti shimmer, c'è questo colore che secondo me è perfetto per l'autunno, questo colore malva, super luminoso, poi c'è questo blu, anche questo è un blu scuro però molto luminoso, e poi c'è questo che forse è uno dei miei preferiti, che è un grigio scuro con una punta di verde all'interno. Questi in realtà non li ho ancora provati, li ho solo swatchati sulle mani, infatti sono curiosissima di provare, di vedere come sono. Poi, già che ci sono in questa palette, sono andata a mettere anche questo fondotinta, è il primo fondotinta compatto di Puro Bio. Questo è il fondotinta numero 02, ho la colorazione 02 e 01, è un fondotinta molto chiaro, compatto, che si sfuma perfettamente, mi piace un sacco l'effetto sul viso, proprio quell'effetto di pelle perfetta, pelle di porcellana. Questo è in cialda, è appunto lo 02, che rimetto nella palette, e poi c'è anche il fondotinta proprio nel suo contenitore, questo è il numero 01, ha lo specchietto, il fondotinta, questo è ancora più chiaro, e poi sotto c'è la spugnetta per andare ad applicarlo. Sono veramente fantastici questi fondotinta, mi piacciono un sacco. Poi, 2 nuovi eyeliner, uno con il pennellino in feltro e l'altro con il pennellino più morbido, questo è in feltro e io li preferisco questi perché hanno la punta rigida, quindi riesco a fare una bella linea di eyeliner senza andare a fare troppi disastri. Poi c'è quest'altro che invece ha appunto il pennellino flessibile, quindi bisogna essere molto più precise con questo tipo di pennelli. Sono tutti e due eyeliner neri che erano ovviamente contenuti all'interno dei loro cartoncini, però io sono già andata a spacchettare, ma facciamo finta di niente. Poi un'altra novità è entrata in casa Puro Bio, è questa matita casual occhi nella colorazione 45, è una matita dorata, barra color ocra, anche questa shimmer, molto molto luminosa, anche questo è un colore che trovo perfetto per l'autunno, va a dare un sacco di luce al viso proprio perché è una matita super luminosa. E poi le ultime novità entrate in casa Puro Bio sono i nuovi rossetti liquidi, ci sono in totale, se non ricordo male, 7 colorazioni più il lip gloss, questo appunto il numero 01, lip gloss, è un classico lucida labbra, si può utilizzare anche sopra le tinte labbra, sono tutte tinte labbra opache, però volendo, se voi andate a passare il lip gloss diventano lucide. Questo ancora in realtà sulle tinte labbra non l'ho provato, tra l'altro oggi indosso la tinta labbra numero 02 che mi piace tantissimo, le mie preferite sono la 01 che è un colore nude bellissimo, questo è il colore 01, è proprio un classico nude che si adatta a tutti i tipi di carnagione, mi piace tantissimo, io adoro il nude. L'unica cosa di questi rossetti liquidi, essendo rossetti liquidi e non tinta labbra, bisogna comunque ripassare nel corso della giornata, non durano tutto il giorno. Comunque lui è lo 01, poi lo 02 è quello che sto indossando oggi,
che è questo, mi piace tantissimo, è un altro dei miei colori preferiti. Poi abbiamo il numero 03, che è questo color malva, anche questo lo trovo perfetto per l'autunno, anche questo mi piace molto. Poi c'è questo che è il numero 04, abbiamo il numero 05 che è un rosso mattone, anche questo bellissimo. E poi abbiamo le tonalità ovviamente più scure, la numero 06 e la numero 07 che sono dei color borgogna, anche questi perfetti per la stagione. Sono appunto tutti rossetti opachi, ma i miei preferiti in assoluto sono il numero 05, il numero 01 e il numero 02. Vi faccio vedere lo stesso questo prodotto, questo pacchettino velocemente, non mi dilungo troppo perché ho fatto un video dedicato che se ancora non l'avete visto vi lascio qui nelle schede. È il nuovo mascara Paradise di L'Oreal, lo inserisco lo stesso in questo video perché è un pacco che comunque ho ricevuto nelle ultime settimane. All'interno appunto c'è il nuovo mascara Paradise con il pack completamente in oro rosa che adoro, e poi insieme in abbinato c'è anche la sua matita casual 3-in-1, si può utilizzare sia come matita, come eyeliner, oppure io la utilizzo tantissimo anche come eyeliner sfumato, andando proprio a sfumare la matita e quindi avere un effetto di eyeliner più sfumato, più naturale, adatto anche per tutti i giorni. Sono due prodotti che mi piacciono entrambi tantissimo, però tra i due sicuramente il mascara è il mio prodotto preferito ed è il mascara che sto utilizzando praticamente quotidianamente in quest'ultimo periodo. Poi, restando in tema L'Oreal, ho un sacchissimo di altre cose da farvi vedere e vi dico soltanto che questa borsa pesa veramente tantissimo, ma non potete neanche immaginare quanto sia pesante questa borsa. Faccio vedere velocemente se riesco, più che altro senza rovesciare nulla quello che c'è all'interno, no, ma non si capisce più di tanto, quindi direi mescolando mi faccio vedere velocemente quello che c'è all'interno. Parto da questa scatola nera che vi ho mostrato anche su Instagram qualche settimana fa. All'interno di questo pacco ci sono le maschere di L'Oreal. Abbiamo la maschera esfoliante all'argilla pura che va a levigare e restringere i pori. È realizzata appunto con tre argille minerali più l'alga rossa. Queste maschere le ho già provate, le avevo già ricevute in passato, le ho provate già tutte e tre, mi piacciono tutte tantissimo. Però la mia preferita è questa, la maschera purificante, opacizzante, è realizzata sempre con tre argille minerali più eucalipto. Questa va veramente a opacizzare un sacco il viso, si può utilizzare 2-3 volte a settimana, io di solito la faccio la mattina dopo essermi svegliata, oppure se non ho tempo la faccio la sera prima di andare a dormire. E poi l'ultima è questa, la maschera detox realizzata con carbone, va a detossinare e illuminare il viso. Questa è quella purificante, sono sicuramente quelle che utilizzo di più perché più indicate per il mio tipo di pelle. Questa invece è più indicata per chi ha una pelle secca. Comunque grazie mille L'Oreal per queste maschere che già adoro, già ho utilizzato e mi piacciono un sacco. Poi, sempre di L'Oreal, queste salviettine struccanti ai fiori rari vanno a detergere, struccano e leniscono in un solo gesto, indicate per pelli secche e sensibili. Queste, tutti i prodotti che faccio vedere adesso me li hanno dati all'evento di L'Oreal. Queste in realtà ho già iniziato ad utilizzarle, praticamente sono quasi a metà e mi piacciono. Non sempre mi strucco con le salviettine, però quando la sera non ho troppa voglia mi capita, sono sincera, di utilizzare le salviettine struccanti. Poi, sempre restando in tema skincare, questo latte ai fiori rari come le salviettine, deterge, strucca e nutre, realizzato con rosa e gelsomino lenitivo, indicato anche questo per pelli secche e sensibili. Questo è il maxi formato da 400 ml. Questo prodotto lo utilizzo sia la mattina che la sera con un dischetto di cotone per andare a detergere il mio viso. Sono sincera, non vado proprio matta per i latte detergenti e quando mi strucco utilizzo sempre soltanto l'acqua micellare, però questo prodotto non è male, lo utilizzo soltanto però non per struccare ma per detergere il mio viso. Poi un altro prodotto che ancora devo provare è questo struccante occhi waterproof, strucca efficacemente il trucco a lunga tenuta e non lascia residui grassi, indicato anche per occhi sensibili. E ancora non l'ho provato, è un 2-in-1 e vi farò sapere come mi ci trovo. Poi per concludere con la categoria skincare, altre due maschere, queste sono delle novità che ancora non ho provato. Abbiamo questa maschera anti imperfezioni all'argilla pura, agisce sui punti neri e restringe i pori, realizzata con alga marina. È una maschera che non secca la pelle, ci sono all'interno 50 ml di prodotto e è sufficiente per 10 applicazioni, anche questa immagino 2-3 volte a settimana. No, 2 volte a settimana applica uno strato sottile su viso completamente deterso, evitando il contorno
un occhio e labbra e lasciare agire dai 10 ai 15 minuti, poi sciacquare ovviamente con acqua tiepida. La proverò questa e vi farò sapere, perché i punti neri sono sempre il mio punto debole, insomma. Sono sempre pronta a combattere i miei punti neri, quindi quando trovo delle maschere che vanno a combattere i punti neri sono sempre molto contenta di provarle. E l'altra invece è la maschera energizzante, anche questa l'argilla pura, questa va a uniformare e illuminare l'incarnato, anche qua per 10 applicazioni non va a seccare la pelle. Questa viene consigliata però di utilizzarla 3 volte a settimana, sempre su viso completamente deterso, e anche qua poi lasciare in posa per 10-15 minuti. Poi c'è anche la sua cartella stampa, in realtà queste sono tutte le maschere all'argilla pura, queste 3 le ho già provate, queste 2 le novità, devo ancora invece a testarle. Il prezzo di questa maschera, vediamo scritto qua, è prezzo indicativo è di 10 euro, 10 euro l'una, quindi per 10 volte non è male, dai, come prezzo. Adesso passiamo alla categoria make up e parto dai correttori. Io ne ho ricevuti 4, ma se non ricordo male 1-2 sono la stessa colorazione, esatto, sono i nuovi correttori di L'Oreal, gli Accord Parfait. Mi piacciono tantissimo, io già uno lo sto già utilizzando, che è, allora questo è chiuso, eccolo qua, questo mi piace tantissimo, lo vado ad utilizzare sia sulle occhiaie sia sulle piccole imperfezioni, mi piace veramente tanto. Devo stringere, andare molto più veloce perché ho ancora tantissimi prodotti. Poi c'è questa nuova cipria fondente perfezionatrice che migliora la qualità della pelle, questa ancora non l'ho provata, mi incuriosisce tantissimo. Poi ci sono 2 palette, una è la palette nude che ho già provato e che mi piace molto, all'interno ci sono 10 ombretti, alcuni sono shimmer, altri sono matte, opachi, con il loro pennellino. Diversi colori di questa palette li ho già utilizzati e mi piacciono molto, poi io adoro i colori nude, lo sapete. E l'altra palette invece ancora non l'ho provata, questa è la palette ombre, non l'ho provata ma l'ho già aperta, e i colori sono questi, sono tutti colori opachi, alcuni un po' particolari, come ad esempio abbiamo un giallo, un viola, un blu, un grigio, un bianco shimmer. Sono colori rispetto all'altra palette un po' più particolari, alcuni magari si possono utilizzare tranquillamente, come ad esempio il bianco per illuminare o il rosa, rosa cipria, rosa antico, sono anche colori diciamo per tutti i giorni, altri ad esempio come il giallo e il viola sono un pochettino più particolari, non troppo indicati per i miei gusti. Poi 3 nuove matite per le sopracciglia, in 3 colorazioni differenti. Ho provato la colorazione intermedia, mi piace molto, poi tra l'altro dall'altra parte c'è anche il pettinino per andare a pettinarle. Poi un'altra palette che mi fa impazzire è questa, è una palette di blush, sono all'interno 5 blush, blush paint nella tonalità pink, quindi immagino magari che ci siano anche altre tonalità, sono appunto 5 blush sul tono del rosa, quello che sto utilizzando di più è questo centrale, ce ne sono anche 2 shimmer, il primo e il penultimo, e poi ragazze profumano tantissimo, sanno di caramella ed è una cosa troppo troppo golosa, buonissima, provate a sentire le profumazioni di questi blush se vi capita, perché sono veramente buonissimi. Poi un'altra cipria è questa, è Glam Beige, è una cipria molto che dà un sacco di luce al viso, mi piace molto questa, l'ho già provata. C'è la cipria e sotto c'è la sua spugnetta un po' sporchina con lo specchietto per andare ad applicarla. E siamo arrivati quasi alla fine di questo pacco, mancano gli ultimi prodotti, i nuovi fondotinta Accord Parfait di L'Oreal. E la cosa bella di questi fondotinta, oltre alla resa sul viso che mi piace tantissimo, un fondotinta che va a coprire ma senza appesantire, non sembra neanche di averlo sul viso, mi piace tantissimo la formulazione di questo fondotinta. Poi un'altra cosa fantastica, che forse sono è il primo fondotinta nella categoria low cost che ha realizzato tantissime colorazioni veramente per tutte le persone, per tutti i tipi di pelle, da quelle più chiare come ad esempio questo a quelle più scure anche per le ragazze di colore. Ora io di preciso non so quante siano le colorazioni, però vi faccio vedere velocemente tutte quelle che mi hanno dato, e considerando che alcune le ho già date via perché erano veramente tantissime, c'è questo super super chiaro, poi un altro molto chiaro è questo qui, poi ci sono altri 3 e poi ancora altri 5, considerate che un paio li ho anche in bagno, quelli che sto utilizzando, le colorazioni che sto utilizzando in questo periodo, per farvi capire quante tonalità hanno realizzato con questo fondotinta. Cioè veramente guardate quante colorazioni, parliamo da questa che è sicuramente la più scura
a questa che è la più chiara, immaginatevi quanti colori che ci sono tra questo e questo ancora. Quindi sicuramente se molto spesso fate fatica a trovare il fondotinta perfetto per la vostra carnagione, provate a vedere questi di L'Oreal, gli Accord Parfait, sicuramente troverete il colore, la colorazione che fa il caso vostro, perché sono veramente tantissimi. E qua adesso mi devo armare di forbici, perché questi ancora li devo aprire, li devo spacchettare. Parto da questo, che è quello più leggero. Questi arrivano da Pixie Beauty, me ne sono arrivati addirittura due settimana scorsa, e sono curiosissima di scoprire cosa c'è al suo interno, quindi apriamo. Uno, due, e vediamo un po'. Ok, sono tre nuovi balsami per labbra. Qua c'è anche come sempre la cartella stampa con tutte le varie informazioni dedicate a ai prodotti che ci sono all'interno. Ah, ok, ho sbagliato, non ci sono soltanto tre prodotti per le labbra, ma ci sono anche dei rossetti. Questi sono 1, 2 e 3, sono appunto i burro labbra, esatto, vediamo se ne riesco ad aprire uno, sono tre colorazioni differenti. Ok, sono riuscita finalmente ad aprirlo, e questo è il balsamo per labbra. Il profumo è buonissimo, anche questi sanno come i blush di prima, di caramella. Mamma, che buoni! Questa tra le tre è sicuramente la colorazione più classica, è un colore nude. Poi abbiamo due colori un po' più particolari, ad esempio questo e questi due rosa. Vediamo, apro questo perché sono curiosa di vedere la colorazione. Oddio, questo è decisamente super super fluo. Vediamo com'è poi applicato. E dai! È bello strong, è bello forte come colore. Devo dire che è un colore super acceso, è un rosa Barbie, molto molto forte. Curiosa di provarli, vi farò sapere come ne ci trovo. E poi ci sono invece i rossetti, se non sbaglio, esatto. Sono dei rossetti matte. Ok, dopo tre ore sono riuscita ad aprirli. Questo pack mi piace molto perché in rilievo, diciamo, c'è la scritta Pixie. Mi piace molto il pack. E questi sono appunto i rossetti, questo è decisamente un colore super autunnale, anzi in realtà poi una volta steso è molto più chiaro di come si vede nella confezione. Guardate, questa è la colorazione, c'è questo viola che poi in realtà è sul steso, sembra più color ciliegia, poi c'è questo più sul rosso, diciamo, e poi c'è questo che è più sul nude. Anche questi li proverò e vi farò sapere come mi sono trovata. Poi un altro pacchettino di Pixie, quindi andiamo subito a scartarlo che sono curiosissima. Quindi rompiamo tutto, uno, e vediamo un po'. Oh, voilà! Qua si tratta di skincare. Ebbene sì, e sono dei prodotti che ho già provato. Allora, pacchettino, faccio vedere velocemente. C'è il Glow Tonic To Go. Questo è un tonico che è famosissimo di Pixie, mi piace anche a me tantissimo. Ho già terminato una confezione, me ne hanno poi mandata un'altra. Questo invece è un tonico, come dice la parola stessa, Glow Tonic To Go. All'interno ci sono dei discreti cotone imbevuti di questo tonico, quindi si può portare questo barattolino in sé, con sé durante un viaggio, se dovete stare via, stare fuori casa per qualche giorno e avete il tonico portato di mano già direttamente con i vostri dischetti. Fantastica questa cosa. Anche questo in realtà ce l'ho già, perché l'avevo ricevuto in uno dei pacchi, dei primi pacchi che avevo ricevuto da Pixie. E poi all'interno c'è anche questa questa spilla, ok. E poi c'è, non voglio sporcare, una maglietta. No vabbè, hanno fatto anche la maglietta con la scritta Pixie by Petra, il nome del brand, insomma. E fantastico, anche la magliettina mi hanno mandato. Bene, e niente ragazzi, vi ho mostrato tutti i pacchi che ho ricevuto nelle ultime settimane, nelle ultime 3-4 settimane. Oppure che questo video sia diventato lunghissimo, quindi perdonatemi. Io spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale. E mi raccomando, attivate la campanellina che trovate qua sotto per non perdervi tutti i miei prossimi video. Detto questo, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!